di interventi normativi più o meno a tutti i livelli, comunali con le perimetrazioni, con i piani di recupero, regionali con la rimozione dei vincoli nelle aree urbanizzate, metropolitane, perché noi abbiamo una nuova istituzione che è andata a sostituire le province, prevista tra l'altro da oltre un decennio, che è la città metropolitana, no? E anche in questo contesto bisogna sensibilizzare questa istituzione, perché un ente che poi va a chiamarsi città metropolitana, come può consentire all'interno del medesimo territorio che governa il Vietnam amministrativo? Perché noi abbiamo sindaci che hanno affrontato il problema in un determinato modo, sindaci che l'hanno affrontato in un altro modo, sindaci che non hanno affrontato per niente, sindaci che a loro stesso dire si sono talmente spaventati dalle convocazioni legittime, per carità, nessuno discute l'opera della procura, del procuratore capo della Repubblica, da arrivare a sbattere le tacche, che se fa quello che in realtà dovrebbe fare un maresciallo dei carabinieri, non un rappresentante eletto dei cittadini, e sono arrivati nell'ordine, cioè senza neanche fermarsi a pensare ad acquisire, istituire indennità di occupazione a prezzi esorbitanti, e le stiamo impugnando tutte queste delibere, dove è possibile, quelle istituite almeno per le quali non esistiamo. Quindi una sensibilizzazione mediatica e una sensibilizzazione politica, e non ci deve spaventare questo termine, perché siamo innanzitutto dei cittadini, e io so meglio di voi e come voi come in un periodo come questo ci siano diffusi sentimenti di antipolitica, di antitutto, perché sono 10 anni, 15 anni di crisi, è in discussione tutto quello che ci hanno insegnato a scuola, tutti quelli che credevamo fossero i nostri valori. C'è una crisi della politica, c'è una crisi del consenso dei partiti, c'è una crisi di opportunità di appartenenza all'Unione Europea, cioè, diciamo, bisogna avere il coraggio di dirlo, c'è una crisi delle istituzioni, però dobbiamo anche considerare perché e di che cosa è fatta questa politica. È fatta di persone, perlomeno quella con la P maiuscola, e quello che dovrebbe essere il suo scopo, risolvere i problemi dei cittadini e del territorio, indipendentemente dal colore d'appartenenza. Quindi noi da subito ci confrontiamo, e abbiamo aperto tavoli ed invitiamo e chiediamo l'aiuto, perché di questo abbiamo bisogno, della politica che ci deve risolvere il problema indipendentemente dal colore d'appartenenza. Un altro passaggio. Prima avevo fatto un accenno a come la cosa fosse inizialmente sottovalutata all'inizio, di come fossimo in pochi, come ci venisse dato poco ascolto. Non so se è una bella o una brutta notizia quella che sto per darvi e che sicuramente avete letto dai giornali. Siamo destinati ad aumentare in maniera esponenziale, perché recentemente la Regione Lazio, quella stessa Regione Lazio, alla quale in un certo modo hanno chiesto aiuto, hanno andato a manifestare via Lanzana, ha stipulato un protocollo d'intesa identico a quello che ha messo noi in queste condizioni con la Procura della Repubblica di Roma. Adesso a Roma probabilmente non sanno neanche di che cosa si parla, così come non lo sapevamo noi 2 anni fa. Ma io sono ragionevolmente certo che passato un anno e mezzo, inizierà a dispiegare anche nella capitale gli stessi effetti che ha dispiegato qui. E secondo i dati dell'ufficio condono edilizio di Roma Capitale, le domande di sanatoria inevase sono 380.000. Quindi io presumo, se tanto mi dà tanto, che probabilmente, con tutto il ringraziamento al signor Sompadore, tra un anno e mezzo le riunioni le dovremmo fare a circo massimo, se tanto mi dà tanto.
passaggio lo volevo fare proprio parlando della regione, che anche questo dal nostro punto di vista ha avuto un atteggiamento schizofrenico, perché noi non dobbiamo andare a cercare colpevoli ma analizzare fatti, perché è vero che parliamo della regione Lazio che ha stipulato questo protocollo ai castelli e che sicuramente potrà risparmiarsi, visto che comunque sia il fenomeno si sta diffondendo, di farne un identico anche a Roma. Ma è quella stessa regione che nell'ultimo decennio ha erogato milioni e milioni di euro di finanziamenti ai singoli comuni proprio per risolvere questo problema. Cioè, dentro quel consiglio c'erano anche delle persone che si erano rese perfettamente conto di quello che succedeva, che c'erano delle zone urbanizzate ed antropizzate irrimediabilmente compromesse, che c'erano delle persone che erano lì in un sanatorio e hanno erogato milioni e milioni di euro ai comuni affinché le urbanizzassero. Tant'è che noi ci troviamo nell'assurdo, sembra quasi una situazione kafkiana, no? Dove si viene a chiedere di demolire case che esistono in agglomerati urbani vicino ad altre case, dove ci sono strade asfaltate, dove c'è l'illuminazione, dove c'è l'allaccio fognario, anche se ancora non funziona, il depuratore pagato dalla regione, dove passano gli scuolabus, dove c'è la fibra ottica. È un atteggiamento schizofrenico, visto anche da cittadino. Cioè, i miei denari, i fondi pubblici vengono spesi da oltre un decennio per urbanizzare, per recuperare gli insediamenti spontanei, e da un'altra parte i medesimi denari pubblici vengono impiegati in un protocollo d'intesa che vada a demolire in quelle zone dove per 10 anni si è speso per recuperare.